Noi stiamo perdendo il conto delle donne uccise come di quelle violentate e di quelle la cui vita è andata comunque distrutta a causa di una collettività che è gestita ancora tutta al maschile, dove le donne hanno titolo a parlare purché si ricordino di appartenere alla specie homo, purché parlino di sé come incluse nel maschile che governa il mondo e l'Italia. Su questo striscione c'è scritto: vi abbiamo dato la luce, possiamo spegnerla. Da lì comincia il nostro valore. Noi abbiamo avuto una delle ultime settimane dove sono state uccise 8 donne ed è una cosa che non può passare così. Quindi abbiamo detto noi dobbiamo dire qualcosa. Io sono qui perché sono una femminista, per cui non potrei non essere qua, perché ho avuto assieme ad altre donne la lucidità di vedere che la violenza esiste in infinite manifestazioni e non solo nelle sue manifestazioni più estreme, che sono l'omicidio e lo stupro. Non siamo disposte ad accogliere nessuno di quelli che sono stati tentativi di farci credere che la violenza fosse agita da stranieri, da cattivi, ma abbiamo sempre denunciato. La categoria è quella degli uomini. Assolutamente. L'unica cosa che accomuna la violenza agita sulle donne è il genere di appartenenza dei violenti, sono i maschi. Ieri è stata ratificata all'unanimità nella Camera del nostro Parlamento la Convenzione di Istanbul, una convenzione che le donne da molto tempo aspettavano, insomma, questa ratificazione. Nel 2011 il nostro Parlamento proprio in questi giorni ha dato un segnale forte, perché l'approvazione all'unanimità non era affatto un segnale politico scontato, che probabilmente anche proprio la velocità con la quale questo provvedimento legislativo sta passando e sta venendo discusso, insomma, al Parlamento è anche opera della determinazione delle molte donne che fanno parte del Parlamento. Dunque, noi chiediamo che ci sia in ogni quartiere e zona, l'ho chiesto poco fa al sindaco, un ufficio per le donne, un ufficio di ascolto per le donne, gestito dall'istituzione, dall'ente comune. Noi chiediamo che il comune di Bologna istituisca, come peraltro sta facendo il comune di Napoli, una task force di 3-4 vigili formati come si deve, capaci di intervenire sull'immediato. La polizia non ce la fa. Di fronte a questo femminicidio, che è l'uccisione di un sesso maschile nei confronti del sesso femminile, si chiama femminicidio, e gli uomini è ora che lo nomino, ecco, ci sono state delle grandi risposte. La prossima volta sarà migliore, si impara, c'è sempre da imparare e c'è sempre da ripetere le cose che sono 40 anni, che diciamo per ossia degli stereotipi che dicono l'uomo è colpito dal rapto, il poverino. Le donne oggi sono più libere e vogliono praticare la loro libertà senza essere uccise.